sull'apostasia. Allora, io mi sono informato, sono andato a vedere da su Wikipedia, però se uno lo sa usare è anche molto utile. E quindi in pratica ho trovato appunto che diciamo l'unico passo, cioè un unico passo nel Corano, tra i tanti passi in cui si parla degli apostati e dell'apostasia, c'è un unico passo in cui si parla della possibilità di uccidere un apostata. Uccidere. Allora, io l'altra volta dissi la famosa condanna a morte che era stato condannato Salman Rushdie all'epoca quando scrisse i libri dei versetti satanici. E questa condanna praticamente era un'opinione giuridica stilata da un esperto della giurisprudenza islamica. E quindi praticamente si fondava, e si fonda attualmente, su ogni opinione giuridica scritta da un dotto, da un sapiente, da un giurisperito, si fonda ovviamente su o il Corano o la tradizione dei detti e fatti del profeta, chiamata anche Sunna. Allora, quindi partendo da questi versetti del Corano oppure dai passi che si trovano nella Sunna, allora quel giurisperito aveva potuto, diciamo, interpretare in certa maniera appunto quei passi per dare, insomma, la sentenza di morte a Salman Rushdie. Però ovviamente nel momento in cui appunto c'è questa opinione giuridica, non tutti i musulmani sono tenuti a rispettarla, cioè a metterla in pratica. Questa è la famosa fatwa. La famosa fatwa, appunto, è un'opinione giuridica di un giurisperito, di un esperto, che partendo da un problema cerca di risolverlo trovando la soluzione delle fonti che sono il Corano e la Sunna. Quindi nel momento in cui scrive la fatwa, non tutti i musulmani sono tenuti a rispettarla. Chi non la vuole rispettare perché non è d'accordo, può anche non rispettarla. Quindi non esiste una sentenza che vale per tutti. Esistono delle opinioni in Islam che possono essere rispettate oppure no. Certo, diciamo, essendo più importante è il dotto, il giurisperito, più ovviamente più sarà rispettabile la sua opinione, però in genere quasi tutti sono moderati, nel senso che sono proprio non arrivano a condanne a morte. Cioè è una cosa che tra l'altro veramente una forzatura di quello che si trova nella tradizione. Allora, proprio perché io volevo essere sicuro di quello che vi dicevo, sono andato a vedere quali passi del Corano parlano della morte degli apostati. Questa è una morte che in tutto, quasi tutto il Corano è data solamente da Dio, cioè è Dio che decide, che deciderà di punire e quindi di far soffrire nell'aldilà chi è apostata, chi è apostata, chi è ipocrita, chi commette certi peccati. Però queste sono comunque punizioni che Dio darà, che non saranno eterne, hanno sempre un tempo stabilito, non si sa quanto tempo, però sono punizioni che darà Dio. Quindi l'uomo non si può arrogare il diritto di uccidere una persona che è passata dall'Islam a un'altra religione, oppure dice io non ti voglio credere più nell'Islam o essere altro. Quindi nessun uomo si può arrogarsi questo diritto, però ci sono delle condizioni. C'è una condizione legata a dei versetti che si trovano nella quarta sura del Corano. Thank you.
insieme. Allora, qui vi ho messo appunto, diciamo, queste due linee rosse per delimitare i versetti da leggere, proprio perché in genere si prende solo il versetto 89 per giustificare le morti, per giustificare gli attacchi che si fanno anche all'Islam, proprio perché io ritengo e penso proprio che sia islamicamente corretto prendere qualsiasi versetto nel suo contesto. Allora, perciò vi ho sottolineato, vi ho preso più versetti, insomma ho fotocopiato tutta la pagina. Allora, cominciamo a leggere. Prego, Francesco. Perché vi siete divisi in due partiti in quel che fate con gli ipocriti? Dio li ha già rilasciati nella loro abitudine attiva, per le loro abitazioni. Volete guidare un sentiero a chi Dio ha fatto errare? Per colui che Dio ha fatto errare non troverai sentiero alcuno. Ok, fermo. Quindi, già cominciamo a vedere di chi sta parlando. Stiamo parlando degli ipocriti. Chi sono questi ipocriti? Sono coloro che praticamente si sono convertiti all'Islam, stiamo parlando ovviamente del contesto della Mecca, quindi c'erano moltissime persone che si convertivano per convenienza all'Islam, per poi molto spesso o fare la spia contro la comunità islamica, oppure insomma erano solo conversioni di facciata per cui poi in realtà agivano come i pagani. Per cui qua si parla dei passaggi dal paganesimo all'Islam, poi dall'Islam al paganesimo, perché esistevano tutte queste persone che, come facciamo come Mastella, un po' di qua, un po' di là. Continua Walter. Sì. Voi vendete la fede con una bandiera da loro e che siete come loro. Non vendete i produttori tra di loro, finché non lasceranno la loro casa. Se poi davano le spalle, allora prendete e uccidete o li troverete, non prendete i protettori o alleati tra di loro. E certo, coloro che sono legati a un popolo che già vi ha stretto un patto con voi, o coloro che siano venuti da voi, non è inutile dover combattere contro di voi o di combattere contro il proprio popolo. Ok, quindi vedete, questi due versi, che sono ben tradotti in italiano, nel senso che tra il versetto 89 e 90 c'è una bella virgola che fa capire come sono uniti i due concetti, ci fa capire che cosa ci fa capire che ci sono delle condizioni, non ci possiamo fermare semplicemente al versetto 89 che dice prendeteli, uccideteli ovunque li troverete, non prendete quello lettura alle altre lingue. Quindi per cui abbiamo qui innanzitutto l'eccezione di un popolo che abbia stretto un patto con la comunità islamica. Questo patto, appunto, all'epoca del profeta, quindi stiamo parlando della prima volta in cui è arrivata questa rivelazione, significava che la comunità islamica non doveva combattere gli ebrei che erano loro alleati, oppure altre comunità arabe all'interno della penisola arabica che avevano stretto un patto con i musulmani, anche se fosse semplicemente un patto di tregua, di non belligeranza o commerciale. Questo significa, portandolo al discorso, al contesto di oggi, che nel momento in cui un musulmano si trova per esempio in un paese straniero, no? Si trova in mezzo a miscredenti, no? A infedeli, quelli che non sono suoi correligionari, quindi che sono potenzialmente vittime, diciamo, sono target, insomma, per il musulmano, o per essere convertiti o per essere combattuti. Dio dice. Dice, se trovate questi ipocriti, questi miscredenti o queste persone o questi
Se loro, appunto, se loro vi combattono, voi li dovete combattere. Se però loro stringono un patto con voi, che possa essere nel contesto di oggi anche semplicemente la Costituzione italiana, in cui qualsiasi persona che arriva sul nostro territorio, sul nostro suolo, deve rispettare anche se è clandestino, perché lui accetta il fatto di stare sul suolo italiano, di essere entrato sul suolo italiano e di trovarsi in questa società a queste condizioni. Quindi lui si trova in uno stato di diritto, qual è l'Italia, e quindi quali possono essere in qualsiasi paese del mondo oggi, per cui accettando il patto che fa con tutti gli italiani, cioè qual è il patto che fa con tutti gli italiani? La Costituzione che garante dei diritti di tutti. Accettando questo patto, lui non può assolutamente arrivare a uccidere delle persone che possono essere miscredenti, ipocriti, convertiti, apostati. Non può. Perché loro hanno stretto un patto con lui, lui ha stretto un patto con loro. Qualsiasi altra forma è una forzatura. È una forzatura che può avere ragioni politiche, ragioni sociali, interesse personale. Quindi abbiamo detto chi stringe un patto o chi invece magari combatte i musulmani, li combatte. Non c'è specificato il Corano con quali armi, non è specificato. Si parla solo appunto di combattere, di osteggiare. Però se queste persone, appunto, a un certo punto si tolgono di quello che fanno e si pentono, non c'è bisogno di arrivare a nessun'altra forma di violenza. Però in questo caso, appunto, il musulmano, nel momento in cui è attaccato, questo si capisce dal testo, nel momento in cui lui è attaccato, ha la possibilità di rispondere fino ad uccidere. E questo bisogna stare molto attenti, perché è vero che dice, ma come allora Dio dice di uccidere? Nel caso in cui tu ti trovi in pericolo di vita, di morte, cioè devi scegliere tra la tua vita e quella dell'altro che ti sta combattendo, che non si pente, che non ti rispetta, che non ha stretto un patto con te, oppure che l'ha tradito quel patto, a quel punto tu sei autorizzato a difendere la tua vita e arrivare a uccidere. Questo continua Alessia. Se Dio avesse voluto, avrebbe dato loro del potere su di voi ed essi avrebbero combattuto. Dunque, se stanno lontani da voi e non vi combattono e vi offrono la pace, Dio non vi autorizza a combattere. Ok. Sì, fino alla fine. Altri troverete che vorranno vivere serenamente con voi e serenamente con il loro popolo, e ogni volta che porteranno discordia tra voi, nella discordia saranno minacciati. Se invece non staranno lontani da voi e non vi offriranno la pace e non getteranno le armi, prendeteli e uccideteli ovunque li troverete. Su costoro vediamo chiare e precise verità. Quindi è molto chiaro questi ultimi due passi, molto chiaro. Quindi, perché dice? Vi abbiamo elencato le condizioni per cui voi non potete uccidere, non potete versare il sangue di queste persone. Però, se questi non saranno lontano da voi, non vi offrono la pace, non gettano le armi, a quel punto significa che voi li potete prendere anche come prigionieri e uccidere. Ovunque li troverete non significa che dovete andarvene a cercare. Attenzione. Perché questo poi dice, poi porta a giustificare persone che dal Nord Africa vanno a fare attentati in Sardegna. Questo non significa comunque di trovare, cioè voglio andare a cercare. Dove vi trovate, là avete la possibilità, avete l'autorità chiara e precisa di uccidere. Questo era da Dio. Ok. Ma come sta? Dimmi. Allora, all'inizio, giusto, non vi potete prendere protettori tra di loro, perché all'epoca, appunto, anche oggi, più o meno la società araba era strutturata in tribù. Quindi queste tribù avevano dei clan, sottoclan. Facciamo l'esempio del profeta. Lui
pensate che centinaia di migliaia di persone arrivavano a Mecca e questi Quraysh avevano le chiavi della città, in pratica, le chiavi del santuario, che era la Kaaba. Praticamente loro campavano con quello e avevano anche la gestione delle acque, quindi c'era il Dharma, comandavano loro. Il profeta faceva parte di questa tribù, di uno dei clan della tribù. Però quando cominciò a predicare l'esistenza di un solo Dio, della rivelazione e tutto il resto, ovviamente andò contro gli interessi della sua stessa tribù, perché la sua stessa tribù campava sul pellegrinaggio fatto dai pagani, come vi dissi, 365 dei che avevano nel santuario. Quindi lui ebbe la possibilità di sopravvivere grazie alla protezione di un suo zio. Questo zio era un influente all'interno della tribù. Quindi, che cosa dice il passo? Voi non vi dovete trovare dei protettori tra gli miscredenti, ma soprattutto tra questi poveri, perché questi poveri sono ritenuti veramente la peggiore classe di persone, proprio perché fingono di sottomettersi a Dio, alla volontà di Dio, proprio per fare del male alle persone, alla comunità in cui fingono di entrare. E quindi, appunto, questa è l'apostasia nel Corano, chiamata Ridda. Ridda. Ridda, che è una parola che è entrata anche in italiano. Ridda significa una cosa confusa. Sì, una cosa confusa, nel senso, appunto, un insieme di cose di vario genere, quindi in genere, diciamo, in senso lato confusione. Perché dopo la morte del profeta iniziò la famosa guerra della Ridda, cioè la guerra praticamente delle tribù che prima avevano stretto un patto con i musulmani, poi l'hanno tradito. Quindi cominciarono tutte queste, cioè un'innumerevole serie di battaglie, che poi, appunto, essendo questi qua apostati, nel senso che hanno tradito il patto, da questo, quindi dalla loro apostasia, quindi Ridda, è arrivato il senso di confusione, perché era un periodo confuso, un periodo di tantissime battaglie e di confusione politica. E questo è il senso di Ridda. Chi appunto compie apostasia è un murtad. Se non capite qualsiasi cosa, domanda. No, la parola è sì. Murtad.
perché vorrei continuare a parlare dell'Islam. Continuiamo a parlare dei cinque pilastri. Se abbiamo visto l'altra volta che abbiamo visto. Questa Saul, che può essere Saul. Ok, quindi già abbiamo imparato che il giorno si chiama Ramadan, bensì il mese è Ramadan, in cui si fa il Saul, il grande Saul, insomma, perché appunto dura 29 giorni in pratica. Però il Saul non si fa solo durante il mese di Ramadan, ma anche in sé c'è. Durante altre feste, come per esempio la festa dell'Ashura, o quando arrivano i pellegrini a Mecca, diciamo come solidarietà con questi pellegrini, si fa per esempio il digiuno, un paio di giorni. Però si può fare, per esempio, se uno non è riuscito a fare tutto il Ramadan digiunando.
può recuperare quei giorni facendo salmo in altri giorni dell'anno. Quindi il salmo, appunto, il digiuno può essere fatto praticamente in qualsiasi momento dell'anno, anche senza, insomma, anche così, anche così, perché poi diciamo, ora vi spiegherò le caratteristiche del salmo, però è appunto una specie di purificazione dell'anima, è uno sforzo, un sacrificio che si fa proprio per la propria anima, anche per il corpo. Perché quest'anno era alle 8:30, finiva il
Quindi alle 8 e mezzo, ma... Però cioè... è secondo un po', perché meno stato in compagnia loro, cioè, io tutta la giornata passata a vedere come cucinavano, come cucinavano la riga, l'acqua, ma anche il sonno, perché passare un digiuno dormendo
manco ha tanto senso. Certo, devi riposare, sicuramente, però dormire non è il modo migliore per passare. In genere si passa leggendo il Corano, cercando di finire entro tutto il mese di Ramadan di leggere il Corano, in genere. Oppure pensando, insomma, aiutando i poveri, oppure porsi degli obiettivi che siano islamici, porsi degli obiettivi soprattutto verso la comunità. Quindi abbiamo detto, cioè, questo è il primo stadio, è il più famoso, diciamo, il primo livello del digiuno è questo che abbiamo detto, cioè astenersi dal cibo, dall'acqua, insomma, anche quando ci si sciacqua la faccia, non si deve evitare di bere, qualsiasi cosa, e il sesso. Queste tre cose sono, diciamo, le cose da astenersi per qualcuno che vuole fare un Ramadan, diciamo, un sabato di primo livello. Poi c'è un livello superiore. Un livello superiore che consiste nell'evitare qualsiasi peccato con i propri organi, cioè col proprio corpo fondamentalmente. Allora, quindi il secondo stato o livello del digiuno è quello di appunto astenersi da qualsiasi, evitare qualsiasi peccato, per esempio con la vista, con l'organo della vista, sguardi concupiscenti verso donne che non sono tua moglie, oppure tuo moglie, o tuo marito nel caso della donna, oppure qualsiasi peccato che si può compiere con i propri organi, per esempio con la bocca. Non si possono dire parolacce, non si può offendere qualcuno, non si può sparlare di qualcuno, non si deve litigare, cioè è vietato litigare naturalmente. Se qualcuno vuole pigliarsi in funzione con te altri, e tu stai ragionando di un giorno, tu non è che puoi pigliare per rispondere alla provocazione. Quello che fai strano, non è confidente, si comincia a fare una legge. Allora a quel punto che fai? No, tu dici una sola semplice cosa, e chi le sa da sta? Tu dici, io sto digiunando. Anna sai. Quindi così, voluata, cioè li togliete proprio di mezzo da qualsiasi situazione che vi possa far perdere il digiuno, far perdere il fatto. Ma sai. Sai. Ma sai. Participio presente di digiunare. Quindi, terzo livello. Certo. Che è il più alto modo, diciamo, il modo più sublime per passare il digiuno è quello di pensare e adorare costantemente a Dio. Quindi leggendo il Corano, oppure aiutando i poveri, facendo azioni che sono hanno come obiettivo la verità della comunità. Thank you.
fa, si chiama Sabata, per esempio, e viene da una radice con dire fiducia, fiducia in te. E per esempio anche un modo per sostituire il digiuno, in che senso? Chi non può digiunare, ci sono molte persone, categorie di persone che non possono digiunare, innanzitutto le donne incinte, i bambini, a una certa età, cioè piano piano imparano a digiunare, però non si bambini non digiunano, gli anziani, i malati e i viaggiatori, perché chi compie un viaggio comunque cioè già compie uno sforzo, già appunto che sia a piedi, a cavallo, in cammello, in peso piano, comunque compie uno sforzo. Quindi chi non può digiunare dà la sabata, dà un dono, che può essere di qualsiasi tipo di dono, l'importante è darlo a lui. Per esempio, quando fecero una raccolta con un livello della moschea, c'era un stare in Europa, e allora diciamo, c'è stato uno che ha quelli di tutti, però nessuno sapeva quanto gli altri erano, facevano un giro, facevano un giro, facevano gli altri, quindi qua, alla fine hanno portato tutti. Per non far vedere, capito, io quanto E quindi, appunto, nel momento in cui, come dicevo, ci sono persone che hanno persone che non possono compiere il digiuno, quindi lo possono, cioè, quindi o lo recuperano nel corso dell'anno, come abbiamo detto prima, oppure danno questo dono. Allora, tornando al mese del Ramadan, il mese del Ramadan in pratica, come tutti i mesi lunari, dura tra i 28 e i 29 giorni. Lunari in assenza, queste quelle fasi della luna. E quindi finisce nel momento in cui finisce di notte, in realtà è il mese di Ramadan, come qualsiasi mese, perché quando spunta la luna, la notte, là significa che inizia un nuovo giorno, il primo giorno del mese successivo. Poi vabbè, queste si diventano convenzioni perché ovviamente le parti del mondo quando spunta la luna sono diverse, diciamo sta. E quindi il mese di Ramadan, praticamente, essendo un mese lunare, quindi diciamo convenzionalmente sì, cambia ovviamente, come voi direte, fra 30 anni il mese di Ramadan sarà d'inverno, per esempio, inshallah. No, fra 30 anni no, scusami, ritorna all'estate, quindi fra 15 anni sarà d'inverno, quindi sarà meno ore, più facile, però appunto dipende anche dal posto in cui ti trovi. Ti trovi in Norvegia dove ci sono 3 ore di luce, non vuol dire che farai solo 3 ore di giù, ma seguirai orario convenzionale che magari in un altro paese. Però ogni anno si anticipa una ventina di 10 giorni, 10. Perché il mese dell'anno lunare dura 10 giorni in meno. 350 giorni. Allora, quindi il Ramadan è molto importante, il mese è molto importante e si è scelto proprio il Ramadan come mese di digiuno perché quel giorno è avvenuta la rivelazione, è scesa la rivelazione a in una delle, si dice, una delle ultime notti di Spari, sarebbe scesa la rivelazione nella cosiddetta notte degli stili. E che si fa la notte degli stili? Praticamente si prega tutta la notte, però non si sa quante notte degli stili, cioè può essere una delle ultime notti di Spari del mese. Ma non mi ricordo se sono 5, 7, no, non mi ricordo. Però comunque, verso la fine del mese, può essere che una di quelle notte è notte del destino, quindi uno sceglie una notte, per esempio, e la passa a pregare. Poi fino al mattino. Senza mangiare la notte? No, non c'entra niente, no, anzi. Anzi, prima di salutare, per una bella colazione. E l'ultimo giorno, appunto, cioè in realtà alla fine del Ramadan, c'è la festa di rottura del digiuno.
che si chiama Ait. 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 Al-Fitr. Al-Fitr. Fitr. Fitr. To era. To. To. Esatto. Ai al-Fitr. Dove si mangia, si beve, vuoi che lo scrivo? Va bene. Fa. Il punto